Mattes.it, donne che menano uomini, boh, Gina Carano, Michael Fassbender, fantastico, Knockout, Steven Soderbergh, Soderbergh ti prego ripensaci, torna a fare cinema, presto, non fare solo il produttore di Citizen 4, ma che bella anche, ultimamente Alessia e Andrea l'hanno visto e abbiamo commentato, ma insomma, il braccio di ferro tra Mark e Gianna in Profondo Rosso di Dario Argento, Dania Nicolodi che umilia David Hemmings e lui che fa hai barato e lei ma tesoro ma stai tranquillo la tua mascolinità, lei vorrebbe tanto far l'amore con lui e lui è tutti steri cuccio, che divertente che era la guerra dei sessi tra Gianna e Mark in quel capolavoro di Dario Argento. Allora questo bellissimo film The Fighters che c'ha anche un titolo inglese Love at First Fight che gioca molto con Love at First Sight, amore al primo sguardo, invece qua amore al primo botto perché alla prima botte perché si menano questi qua, Les Combattants in originale francese e noi The Fighters, va bene. Siamo in una provincia francese selvatica, boscosa, forastica e Madeleine e Arnaud si incontrano, la prima volta che si incontrano subito se menano e lei lo mena, lui. E per noi maschi è terribile essere menati da una donna, così poi davanti a tutti, poi in spiaggia quando c'è il corpo che è esposto. Madeleine è una ragazzona con gli occhi verdi, c'ha il broncio, però poi quando sorride diventa di un erotismo devastante, un po' come le botte che te dà se s'arrabbia. Arnaud è un Jean-Louis Trintignant, un nuovo Jean-Louis Trintignant, levigato e fragile, un omino, ok? Tutto lucido, tutto levigato. Che bella coppia e che bel film questa opera prima di Thomas Caillet che ha vinto il César a mani basse come miglior regista esordiente, ma hanno vinto anche Madeleine e Arnaud e se non ci fossero loro due questo film sarebbe meno bello. È la storia estiva di un amore, dell'incontro di due opposti. Lei è una, appunto, oltre che lomena, oltre a essere nerboruta è anche proprio peggio di me, molto pessimista sul futuro e vuole menare le mani e vuole imparare a uccidere, vuole imparare all'arte della sopravvivenza perché è convinta che insomma arriveranno tempi bui, le nuvole nere all'orizzonte come dice Sarah Connor alla fine di Terminator. Arnaud invece ha avuto un lutto recentemente, c'ha un fratello incazzoso che è un po' il corrispettivo di Madeleine, infatti i due quando si incontreranno non scatterà l'amore ma insomma una diffidenza reciproca perché è praticamente molto simile. Arnaud invece è un passivo, vorrebbe insomma aspettare, vorrebbe non prendere decisioni, mentre invece Madeleine vorrebbe prendere un sacco di decisioni e soprattutto vorrebbe prenderti a cazzotti, sostanzialmente c'ha questo atteggiamento così un po' con tutto il mondo. Ma che delizia di film è The Fighters, musica elettropop che ci sta da Dio, e anche un'esperienza paramilitare dei due che poi diventa Laguna Blu, diventa Paradise, e bello. E Adèle Haenel è una nuova grande star del cinema francese, ha vinto miglior attrice, non miglior attrice promettente, quella è la meravigliosa ragazzina della famiglia Bélier, no, lei ha vinto miglior attrice, quindi ha battuto Juliette Binoche, ha battuto Catherine Deneuve, ci vogliono le palle per dare il César a una così. E invece il meraviglioso Kevin Azaïs ha vinto invece per miglior attore emergente. E anche in questa, anche al César, no, lei lo mena, cioè lei sta già in una categoria, perché è grossa poi. È una Jennifer Lawrence più Kelly McGillis. Jennifer Lawrence di personalità, Kelly McGillis un po', secondo me. E lui è il nuovo Jean-Louis Trintignant. È arrivato il nuovo grande Jean-Louis Trintignant e si chiama Kevin Azaïs. Thomas Caillet alla regia. Bravi tutti. Veramente un bel film estivo, ciabatte, il mare, l'amore. Madeleine che stacca i tappi dalle bottiglie di birra con i denti. Ho perso definitivamente la testa per lei, non glielo dirò mai perché sennò mi mena pure a me. The Fighters, andatevi a godere questo gran bel film per capire se Madeleine e Arnaud, insomma, possono farcela stare insieme. Come fanno a reggere una così? Oppure no? Chi lo sa? Ciao, Bad Taste!